il dottor Renato Scienza, specializzato in neurochirurgia presso Medical Care di Bergamo. Mi occupo di attività ambulatoriali, consiste nella visita dei pazienti, indirizzarli eventualmente alla terapia chirurgica e dopo seguirli nel decorso post-operatorio. Nell'ambito delle patologie del trattamento neurochirurgico, oltre ai tumori, eccetera, che ha avuto uno sviluppo notevole soprattutto sul versante dei risultati finali della terapia chirurgica, ci sono gli aneurismi cerebrali. Dunque, l'aneurisma cerebrale è una malformazione congenita, la cui genetica non è ancora del tutto chiara, che può colpire il singolo o anche più membri all'interno della famiglia. In genere, vengono scoperti per situazioni di patologie incidentali. Mi spiego meglio: cefalea, vertigini o fenomeni anche minori dell'attività, anche della quotidianità, qualche sbandamento, qualche acufene, ronzio all'orecchio, eccetera, eccetera. E quindi il paziente viene inviato a tutta la trafila, alla filiera radiologica, che vede la risonanza come l'esame principe. La risonanza per noi è un'acquisizione di un'importanza basilare, si dice che fa vedere tutto in pratica. E quindi si scoprono anche gli aneurismi, al che poi la scelta terapeutica è una scelta che dà una sicurezza di risultato molto, molto, molto alta.